Buongiorno a tutti amici videoludici e benvenuti a un nuovo video per il canale Corso Videoludica. Allora ragazzi, mi devo scusare con voi per il fatto che ultimamente vi sto portando praticamente tutti i video uguali fra di loro. Ma Defiance to the Boss è fatto così ragazzi, ci sono sia boss interessanti che meno. Ma io ho intenzione di farvi vedere tutti, perché questa è una sorta di guida, soluzione per quel scontro con i boss. Allora ragazzi, oggi andiamo ad affrontare una copia spudorata di Quelaag di Dark Souls 1. Questa volta è Gnatka lo Scorpione, mi sembra che si pronunci così, ma forse ho pronunciato male. Sostanzialmente ragazzi, all'inizio del combattimento non vedrete la barra di energia di questo boss perché sarà sotterrata. Ciò che dovete fare è scattare verso di lei e attenzione alla sua magia ragazzi. Dopo il primo attacco colpitela o passate velocemente nelle sue vicinanze per portarla diciamo allo scoperto. È dotata di vari attacchi fisici e magici per l'appunto. Può colpire sia con la lancia che con la coda da scorpione ragazzi, divisa in due tra l'altro. Il mio consiglio ragazzi in questo caso è cercare di tagliarle il più velocemente possibile, se ce la fate, perché in questo modo vi toglierete una buona fetta di attacco fisico. Se l'avete fatto ragazzi, anzi vi consiglio di farlo per una quest secondaria, vi consiglio di evocare Tark lo Scorpione, perché se evocato la distrarrà per un po', insomma, permettendovi di attaccarla più facilmente. Tutto ciò che dovete fare è tenervi di fronte a Gnatka e leggermente di lato per provocare i suoi attacchi. Se dovesse poi piantare le sue code a terra ragazzi, quello è il momento buono per cercare di colpirla almeno un paio di volte per riuscire a staccargliele. Quando Gnatka comincerà a evocare poi dei globuli blu ragazzi, tentate di aggirarle e mandate a vuoto la magia e tenete lo scudo sollevato. Se dovesse colpirvi avrete comunque un buon momento, diciamo dei buoni tempi per recuperare l'energia con la fiaschetta ragazzi, perché una buona cosa del boss è che è caratterizzato da tempi lunghi di recupero. A volte si celerà poi sottoterra. In questi casi ragazzi ci sono due modi: attenzione ai sbuffi di polvere che sono segnali della sua posizione, e andate sopra la piattaforma di pietra ragazzi che trovate nell'arena, perché lì non potrà attaccarvi dal basso. Tra l'altro ragazzi, nell'arena è presente un albero che potrà essere distrutto solo con un attacco del boss, quindi portatela in quelle vicinanze per distruggerlo. Ok ragazzi, il video si conclude qui, condividete, commentate e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti.